Telebari e di Teletrani, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione, che riporta in televisione il grande cinema. Questo perché lo diciamo? Watanka! Lo diciamo perché cos'è Watanka? Era Kawabonga ed era di Tartarughe Ninja. Cos'è Watanka adesso? Ma come sei vecchio stile? Non è, guarda! Non è vecchio stile, era Kawabonga, se lo ricorderà anche il nostro ospite. Il pubblico a casa lo sa. Perché? Parlo perché? Di braccialetti rossi. Ma fanno questa cosa, certo, braccialetti rossi? I ragazzi di braccialetti rossi fanno Watanka. E quindi anche noi, anche se non abbiamo i braccialetti rossi, ma la cravatta rossa, certo, dobbiamo fare così. Vabbè, allora, vabbè, pronti? Video tema. Non mi presenti questa splendida creatura, porcellone. Signor Fada, ancora lei, ma che ci fa qui? Mi sta seguendo? Chi sarebbe questo Fada? Sei carina. Ah, vi conoscete voi due? Alfonso, mia moglie, sono No, aspetta, aspetta, li stiamo disturbando. Stavano festeggiando il loro anniversario. Giulio, mi vuoi spiegare quello che sta succedendo? Te lo spiego io, amore. Noi siamo parenti di corna. Basta, adesso basta. E nell'intimità cosa fate? Giocate al dottore? Non mi tacchi, che non c'è fatto! Insomma, lei chi è? Sono il suo fidanzato, nonché l'amante di tuo marito. Svegliati! Giulio! Amore, non è come pensi. Questo signore è venuto una sola volta nel mio studio. È chiaramente uno psicopatico. Vuoi vedere? Non vedi qua! Ma come cosa fa? Lascia! La polizia! Lascia! Lascia! Oddio, scusa! Un Dino a Brescia fenomenale. Esilarante. Esilarante. E oggi chi abbiamo? Abbiamo proprio lui, qui in esclusiva a Tempi Supplementari. Benvenuto, Dino! Oh, ciao, ciao! Ciao! Ciao a tutti, allora, ciao! Allora, partiamo da un presupposto. Abbiamo preso una piccola scena bellissima in uno splendido ristorante, uno sketch nel quale Dino a Brescia recita, perché nell'ultimo film Non c'è due senza te. E che te, delle cinque, troviamo questo affresco particolare di un uomo che si accorge delle corna o di un... Raccontaci un po', com'è la storia? Beh, non so, beh, voi avete mandato soltanto questo pezzo, il resto del film non... qualcuno l'avrà visto, immagino, in Puglia sta andando benissimo, no? Non svegliamo niente, però è un film che sicuramente racconta uno spaccato esilarante, come abbiamo già detto, ma che... tutto sommato, quello che racconta può essere anche reale. Ah beh, assolutamente sì. Nella questione specifica è una scena praticamente in cui io, il mio compagno, che nel film è Fabio Troiano, con cui abbiamo già ripercorso questa strada insieme, abbiamo già fatto un altro film in cui facciamo una coppia gay, e quindi abbiamo riproposto questa coppia. Troppo bella questa coppia. Ha funzionato tantissimo. E niente, in questo bar io sono convinto che lui mi stia tradendo con questo psicanalista che lui frequenta per altri motivi. E quindi c'è praticamente la dinamica degli equivoci, la classica dinamica degli equivoci. E poi insomma si vedrà che cosa succede, che in realtà non è uno psicanalista, ma in realtà è entrata una donna a turbare la nostra relazione, che in questo caso appunto è Belen, e quindi insomma rovina tutto questa coppia storica che andava avanti da tanto tempo. Ecco, questo è. E diciamo che la particolarità di questo film è che quello che succede, praticamente sta succedendo a noi, è una cosa che potrebbe succedere a chiunque, nel senso anche a me potrebbe succedere che torno a casa e trovo praticamente la mia compagna a casa con una donna. Mi la sono famosa frase, cielo mia moglie, no? La famosa frase. Esatto, esatto. Nel mio caso, se dovessi tornare a casa e trovo la mia compagna che sta nella stessa stanza con Belen, io affronterei la questione tutti e tre insieme. In modo diverso. Beh, diciamo che Belen è così bella, poi tra parentesi, che almeno dici, vabbè, mi ha tradito, però... con Belen! Attenzione, esatto, che fa giurisprudenza questa frase, detta da una donna. Questa frase fa giurisprudenza. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Dai, una bellissima donna, Belen. Dai. Cado dalle nubi è il film nel quale c'è questo cugino omosessuale di Checco Zalone, che è appunto rappresentato dal nostro Dino. Alfredo. In quel caso. Esatto. Ma la cosa più bella qual è? Che in una scena di quel film c'è un Dino a Brescia che viene fuori nella sua anima barese. Io ti confesso che quando sono andato a vederlo al cinema
tutto il pubblico barese ha riso per minuti e minuti alla tua trasformazione da milanese educato in checca isterica. È stata una delle scene più belle e non ti nascondo che è ancora oggi una delle più cliccate e cercate. Esatto, esatto. No, quella è stata fantastica perché è proprio una trasformazione, tipo a un certo punto sembra tipo l'esorcista perché viene fuori tutta la vera anima barese, quella scena, infatti è una delle scene che in quel film secondo me è quella che faceva ridere anche di più. Ci abbiamo preso. Molto divertente, completamente improvvisata, è veramente, sì, veramente notevole. E noi infatti è in funzione di quello, visto che c'era venuto così bene, abbiamo provato a fare questo tentativo di riproporre questa coppia, diciamo. Io so che alla fine è successa una cosa carina, no? Durante le riprese, perché mi pare che il nipote, no, di Troiano abbia un ruolo, no, nel film, che fa appunto, sì, fa il contrario, fa il tuo nipote. Fa tuo nipote e si è affezionato tantissimo durante le riprese a te, a Tosca. Mi chiama mamma e papà oramai, questa è la verità. Ha trascurato un po' il vero zio, dice, ma mi sa che forse è meglio cambiare. Mi prendo vino. No, infatti, abbiamo fatto di tutto per metterlo completamente a suo agio e quindi a un certo punto anche un po' con l'esperienza di aver già lavorato con i ragazzini, a un certo punto si era totalmente affezionato a noi. E si sentiva molto molto a suo agio, anche perché serviva anche per il film, insomma, che andasse d'accordo con noi, per cui siamo stati molto bravi a creare comunque un clima molto affiatato. No, ma poi la particolarità di questo film è anche un'altra, dove ogni personaggio ha un suo percorso, cioè non come quei film dove c'hai i due protagonisti e tutti gli altri invece lì messi da parte che non servono, capito? Mm-hmm. Che fanno due cose. Invece in questo ruolo ogni personaggio ha un inizio e una fine, ha un percorso ben preciso, delineato da ragazzino, cioè tutti i personaggi si chiudono, allo psicanalista che alla fine dichiara anche lui la sua omosessualità, cioè ogni personaggio ha una sua inizio e fine, insomma, questa è anche una cosa molto bella, devo dire, di questo film. Beh sì, perché parlate di un tema attuale alla fine, no? Perché, voglio dire, oggi molti giovani non riescono a fare outing, di dirlo liberamente alle proprie famiglie, e quindi anche, si parla anche di questo, no? Un po' nel film, sì, perché sì, alla fine sì, si cerca di nasconderlo, no? Al nipote, che in realtà siete una coppia, quindi è carino proprio per quello anche. Sì, ma infatti la cosa divertente, che infatti interessante, che proprio lo stesso ragazzino poi quando va a casa della vicina, la vicina che è tosca, dice no, a me questa cosa non mi piace. Il ragazzino dice, ma guarda che quelli due ci vogliono bene, in fondo qual è il problema? In effetti è bello questo detto dagli occhi di un ragazzino, cioè che se due persone si vogliono bene, indipendentemente da quello bene, che sono, si vogliono bene, basta, non è importante quello. Sì, noi speriamo che sì, che passi questo, speriamo tantissimo che passi questa... Dino, questa andiamo cosa. Rapidamente in pubblicità, saremo rapidissimi, sì, come un gol di Protti nel Bari di una volta. Okay. Veloci, veloci, okay, veloci, okay. Pubblicità. Ok.